trova bene il compagno. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Va al tiro! Pallone era chance, grande parata, salvati dal palo. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Cerca il tiro, la sfera entra in porta. Ne hanno voluto un'altra e adesso lo possono gestire con più calma. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo, cosa ne pensi? Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Lancio lungo del portiere. Se il primo tempo finisce qui, che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si trova in una posizione invidiabile. Si parte per la seconda frazione di gioco. Devono assolutamente cercare di segnare un gol nei primi minuti per mettere in difficoltà gli avversari, ma soprattutto per riprendere. Molto buona, l'esecuzione un po' meno. Alza la palla in profondità verso un compagno. La palla entra in area. La palla esce, beneficeranno di un corner. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Tocco preciso. Pronto al tiro. Niente da fare della difesa. L'ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Un pessimo cliente per qualsiasi difesa. L'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chissà di chi scende. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Già pregustano la rimonta, chissà se ce la faranno. Colpisce il pallone, ce l'hanno fatta! Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto. Tentativo di allungare il gioco.
prova la verticalizzazione. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Colpisce e c'è ancora un gol. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Prova a verticalizzare. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Sulla sinistra, dà un'occhiata verso l'area. Continua ad avanzare verso l'area. Occhio! È un grande riflesso qui! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. E l'arbitro dice che può bastare. Gli avversari oggi erano oggettivamente di un'altra categoria. È andata malissimo, ma vabbè, capita. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale. Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino. Se n'è andato il primo quarto d'ora. Le due squadre si temono, Fabio. Si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire... Conclusione! Prova il tiro! Palla recuperata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva Shaqiri, eccolo. Embolo! Avanza verso l'area. Chance. Grappolo! Allarga il gioco. La mette in mezzo. E riesce a spazzarla via. Primo tempo che si conclude dunque qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Il secondo tempo è cominciato. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più... Provano a partire in velocità. Vede la porta. Colpisce! La toglie dalla porta! Il secondo tempo è iniziato da parecchio, siamo ancora sullo 0-0.
lungo passaggio in avanti. Qui deve tirare, la mette in rete. Cosa pensi di questa situazione? Ha fin troppo facile, no? Male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. 1-0 dunque. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. L'appoggia sulla fascia. Shaqiri. E passa. Shaqiri si prepara. Incornata! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla in avanti verso il compagno. Tenta la conclusione. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. La Svizzera ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la difesa. Splendida l'intesa tra i giocatori. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Tocca in avanti e trova il compagno. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che inserisce un fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. C'è la palla lunga, in avanti. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Pallone lungo, in verticale. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Partita che si chiude con una sconfitta. Allenatori e tifosi non certo soddisfatti, adesso dovranno lavorare duramente. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? L'attacco ha proprio sparato a salto oggi. Non sono riusciti ad aggiustare la mira.